consigliere. Grazie Presidente della parola. Vedete, ma non perché lo dico io, perché sono un esponente del Movimento 5 Stelle, ma questa è la prima amministrazione che per la prima volta, e dico per la prima volta, ascolta in modo attento, puntuale, tutti i lavoratori dall'inizio di questa avventura fino ad oggi. Tutto questo non è mai stato fatto dalle passate amministrazioni, né dal Partito Democratico né tantomeno dal centrodestra, che oggi propinano soluzioni che io ancora non ho ascoltato, ma di fatto in modo politico o strumentale propongono un qualcosa che potevano fare loro dal 2013 o potevano comunque evitare che questa situazione degenerasse. Perché non è stato fatto? Perché oggi si fanno attacchi strumentali proprio della bassa politica per indicare a noi quali sono le vere soluzioni. Ecco, vedete, noi non dormiamo sogni tranquilli, abbiamo la premura, abbiamo l'obbligo e il diritto di garantire il posto di lavoro a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini, e questo è stato fatto con grande attenzione, con grande serietà da questa amministrazione, soprattutto dal consigliere Di Palma, dall'assessori qui presenti e dalla sindaca Raggi. È la prima volta che viene preso di petto un problema serio e viene affrontato con grande onestà e con grande trasparenza. L'abbiamo detto più volte che la prima intenzione era quella di riconvertire e trasformare l'azienda multiservizi in un'azienda di primo livello. Sì, l'abbiamo detto, non ci nascondiamo da queste parole, però vedete, le indicazioni e anche gli indirizzi cambiano perché quando si comprende che quella strada è una strada tortuosa, una strada difficile e anche pericolosa, si cambia strada semplicemente per tutelare i lavoratori, semplicemente per garantire ad ogni lavoratore, ad ogni persona della multiservizi una continuità lavorativa, e di questo chiaramente ne siamo consci e siamo trasparenti, lo ribadiamo anche oggi in questa aula. Abbiamo detto più volte che l'internalizzazione comporterebbe un grave licenziamento per tanti lavoratori, perché l'internalizzazione purtroppo prevede quei servizi essenziali, e quei servizi essenziali allo stesso tempo non garantiscono una occupazione, diciamo, al 100% o comunque una continuità lavorativa. Questo lo sappiamo, l'abbiamo capito, l'abbiamo studiato grazie anche ai nostri tecnici, a questa amministrazione, dipartimenti che ci hanno sostenuto in questa grande battaglia, che io ricordo una battaglia che ha ascoltato tutti, una casa di vetro che ha aperto le porte ed ha interloquito con tutti i lavoratori e con tutti i cittadini e con tutte le sigle sindacali. Nessuno si è nascosto e sicuramente di questo, almeno di questo, ne dovete prenderne atto. Io purtroppo sento ancora discorsi veramente della vecchia politica, discorsi molto, molto antichi, leggo o comunque seguo interventi simili a una soap opera brasiliana, simili a quel teatro dell'assurdo che ha portato la politica veramente a una grande bassezza. Si parla di mani sporche, si parla di mani con i calli, però non ci nascondiamo che qualcuno in campagna elettorale, per grande, come dire, trasparenza, è passato dalla supercar alla panda. Queste cose non ce le dimentichiamo, e queste cose sono importanti, vedete, perché noi siamo quello che siamo, l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo sempre dimostrato, e di questo non ci vergogniamo e non ci nascondiamo, diciamo, da situazioni che sicuramente sono difficili, sono molto complesse, ma ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il cuore e ci mettiamo l'anima. Perciò se oggi siamo qui, se oggi siamo arrivati a questo, è grazie a questa amministrazione, alla sindaca, agli assessori e al consigliere Di Palma, che devo dire ha fatto un lavoro straordinario. Dovete avere soltanto un pizzico di fiducia, perché prima l'avete avuta, e io sinceramente non ho visto grandi barricate all'interno di questa
grande aula Giulio Cesare, non ho visto grandi barricate. Oggi vedo attacchi strumentali. Oggi vedo attacchi strumentali che cercano di minare l'onestà e la trasparenza di questa grande amministrazione. E io risparmio il treppiedi e risparmio il trespolo perché non abbiamo bisogno. Grazie.